Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, dove potete trovare idee per ricette healthy, veloci e facili. Se vi piacciono video di questo genere mettete un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Oggi vi faccio vedere come preparo questi rotolini super sfiziosi di zucchine e salmone. Sono davvero facilissimi e indicati soprattutto a chi come me non sa rinunciare alle zucchine anche in inverno. Innanzitutto dobbiamo affettare le zucchine per il verso lungo con una mandolina. Per preparare un roll da 8 pezzi circa sono necessarie due zucchine, che dopo aver affettato andrò ad arrostire su una padella leggermente unta e poi ci andrò a mettere un po' di sale. Vado a stendere della pellicola sopra la quale posizionerò le zucchine un po' una accavallata all'altra, esattamente in questo modo. Vado a spalmare delicatamente con del formaggio fresco light la superficie delle zucchine, fino a coprirla completamente. Dopodiché passo allo strato di salmone. Sto usando il salmone, quello scozzese, quindi quello più magro. È molto molto più buono e ve lo consiglio rispetto al norvegese, anche se costa un po' di più, ma è davvero molto più aromatico. Ricopro tutta la superficie con circa 100 g di salmone e poi, aiutandomi con la pellicola, cerco di arrotolare le zucchine e il salmone in questo modo. Man mano che vado avanti, stringo un po' il rotolo con le dita. Poi lo chiudo con la pellicola e lo faccio riposare in frigo per circa un'oretta, in modo tale che si rassode e si rapprende prima di essere tagliato. Per tagliare i rotolini in maniera perfetta ho bisogno di un coltello molto molto affilato, quindi vi consiglio di affilarlo prima di eseguire questa operazione. Taglio prima al centro e poi eseguo dei tagli di circa due dita, prima da una parte e poi dall'altra. Mi raccomando, quando poi li trasporterete sul piatto, di fare molta attenzione e di essere molto molto delicati. Io ci ho messo su della salsa all'aceto balsamico e dei semini di sesamo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Detto ciò, vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ciao!